Oggi qui, credo, nessuno sta vendendo qualcosa. Almeno in questo momento non vedo attorno a me persone presenti qui per avere un applauso, per avere una evidenziazione della sua persona. Siamo qua perché stiamo difendendo il nostro diritto, che è uno, a difenderci da noi stessi, perché noi conosciamo i nostri diritti, noi sappiamo, io lo so il comune cosa deve fare, lo so il comune fino a dove può arrivare, e so che questo si realizza solo se c'è un impegno costante e reale. E poi siamo qui per pretendere che altre realtà che ci devono tutelare lo facciano, ma per farlo, a parte che dovrebbero farlo da sole, comunque è importante che sappiano che qui a Barletta il 19 marzo dell'anno 2022 una comunità, un'aggregazione di centinaia di persone, dove siamo tutti importanti, perché ognuno di questi bambini non è soltanto lo strumento del papà per fare numero, quell'essere umano va tutelato come più del suo papà e quindi ha diritto di avere il massimo delle garanzie. Ma queste garanzie ve le danno le istituzioni nel momento in cui aprono i loro codici, cercano e fanno le loro analisi e poi vi devono dare i risultati veri, cioè quelli che derivano dalla analisi effettiva. Ci sono dei rapporti costanti tra la provincia, il comune, l'ARPA, l'ARES e l'ASDO. E ognuno di questi enti ha delle responsabilità, voglio ricordare, anche di natura penale. Quello che si deve dire è che questa città non è mal tutelata nella sua sicurezza ambientale. Questa città ha delle presenze sul territorio tali per cui la sicurezza ambientale, che altrove viene cercata attraverso certe forme di controllo, qui deve essere cercata con maggiore vigoria, con maggiore forza e soprattutto con maggiore indipendenza. Indipendenza, i risultati devono essere quelli veri, non quelli che servono a qualcuno. E l'indipendenza si ottiene se tu riesci a battere queste mani sul tavolo e riesci a parlare a nome degli altri, perché io tra pochi mesi me ne andrò e se torno tornerò qua un giorno da turista, ma voi continuerete a vivere qua e voi farete crescere i vostri figli. Auguri!